apre il gioco il Palermo su Miccoli che rientra dal corner, bello dribbling in mezzo a due. Jankovic, pallone filtrante, buono in area di rigore, prova a mettere Gilardino in mezzo e Palacio trova il gol dell'1-0. Donati, palla filtrante ancora per Miccoli, sta a seguire Miccoli, è solo Miccoli fuori. Miccoli scarica la sua rabbia sui tabelloni della pubblicità. Sfiora Migliaccio, Ilicic, saltato mesto, Ilicic, palla sul mancino, Ilicic, Fre. Calcio d'angolo a favore del Palermo, pallone a rientrare in mischia, traversa del Palermo. Miccoli con Sampirisi, ancora Miccoli, lo salta, poi la mette in mezzo, si coordina, Migliaccio destro, ancora Migliaccio, Moretti lo attacca, volevano calcio di rigore quelli del Palermo, tutti intorno all'arbitro. Donati, eccola, bello il lancio in verticale, Donati innesca subito Budan, Budan per Miccoli. Ancora Miccoli d'esterno a cercare Budan, rete! Il pareggio del Palermo con Budan, era da due minuti che il Palermo attaccava a pieno organico e alla fine trova il punto all'1-1, Miccoli innesca Budan che non sbaglia. E Donati, ancora da quella parte, il cross forte in mezzo, colpo di testa, palo gol, vantaggio di Silvestre, il Palermo completa la rimonta, Silvestre inchioda Fre, devo dire che è stato un gran Palermo, dopo che è andato sotto per il gol di Palacio, reazione importante della squadra di Porto Novunti. Fatto posta Budan che va a vedersela con il buon fisico di Moretti, ma non riescono a contenere il suo strapotere. Ma insomma è un Palermo particolarmente determinato. Miccoli salta due avversari, anche Mesto, Miccoli la mette in mezzo, secondo palo a rete, gol del 3-1, ha segnato il Palermo con Mantovani, 3-1, devo dire un grande Palermo. Miccoli, gran botta, deviazione del portiere. Pallone, poi Palacio, deviazione di Balzaretti. Volevano calcio di rigore, lo ottengono quelli del Genoa. Destro, rete. La squadra ha trascinato il pubblico, adesso ti fanno tutti. Bertolo fino in fondo, Bertolo, il cross è buono, colpo di testa di Migliaccio. Donati, Migliaccio fa correre in avanti per le punte, Budan, Miccoli è solo, non c'è fuori gioco, Miccoli. 4-2, Fabrizio Miccoli sotto la curva, impazziscono i tifosi del Renzo Barbera. Alle spalle di tutti anche Silvestro, arriva il pallone, Migliaccio, rete! Migliaccio per il 5-2, il Palermo torna alla vittoria dopo due mesi, anche grazie a Giulio Migliaccio.